Buongiorno a tutti, spettatori appassionati. Sta per iniziare il match tra il Pescara in maglia celeste e bianca e la Roma invece in maglia rossa, partita che è valevole per il torneo di Eva. Questo è il secondo girone, la prima giornata del secondo girone. Il primo possesso è per la Roma, saranno giocati due tempi da 20 minuti ciascuno. La partita è quindi iniziata. Fino avanti, arriva in chiusura serata. Può andare a giocare con calma, cerca e trova Celli subito su il portiere dell'S Roma. Palla che poi esce ed è rimessa dal fondo. Si gioca ancora a Roma a gestire il possesso del pallone di Francesco. Palla contestata, Pescara che può andare alla conclusione. Celli blinda la porta dopo il tentativo di Del Conte. Può arrivare con calma e gioca subito sulla lungo linea. Pescara che gestisce bene, quindi mette giù con Del Conte che non trova poi compagni al centro. Ma è sempre Pescara che arriva in anticipo. Il tocco su Suloschi. Si può giocare con la sfera su Roma che riconquista. Poi palla lunga, vediamo se arriva al contropiede del Pescara. Si inserisce, ruba il tempo e trova anche la conclusione Basilico. Altra parata di Celli. Piacentini che non può arrivare su questo pallone. Spera che non ha subito deviazioni. Invece sì, perché è corner per la Roma. Tutto pronto per la battuta. La Roma che cerca il gol in questo finale. Palla forte al centro, spera che rimane lì. Arriva poi la girata verso la porta. Non trova lo specchio però Coutinho. Pallone Rossi, il tocco all'indietro, Celli esce e allontana. Il pericolo sarà comunque rimessa per il Pescara. Palla è uscita dall'altra parte del campo ed è quindi Suloschi che può giocare questo pallone. Il tocco in appoggio da Basilico. Va a puntare la numero 3, cerca possesso centrale per Del Conte. La palla poi ritrovata alla conclusione. Suloschi in due tempi la tiene, buono il tiro di Mosciatti. Pericolo sventato per il Pescara. Ci siamo, sta per ricominciare la seconda frazione di gara tra Pescara e Roma. Fin qui è 0-0 tra le squadre in campo, parità quindi nello score, anche se il Pescara è riuscito a spingere di più nella prima frazione di gara. Vediamo quale delle due squadre riuscirà a sbloccare il punteggio. Zona Boschetti, pallone riconquistato dal Pescara che va su, Falcone non la tiene, aveva un po' di campo e quindi esce Morosi. Può andare a gestire il possesso con il tocco vicino da Guglielmo, palla poi sul lungo linea per Santarelli che si fa tutto il campo, può anche concludere, non calcia però Santarelli, infine fermata dalla difesa del Pescara e si tuffa sul pallone Soriano. Palla in avanti, ancora Pescara a girare, Roma che chiude e prova ad amministrare il possesso del pallone, Falcone. La porta via, cerca compagni vicino, poi calcia, trova la parata di Morosi. Si gioca Pescara che va all'azione offensiva, poi Roma che riconquista e può ripartire in contropiede, occasione di andare in porta. Palla che esce di poco dai pali dopo il tiro di Mariotti. Una bufera. Lavoro che diventa molto più difficile con la pioggia. Speriamo che l'ombrello regga. Intanto la Roma in battuta. Palla che arriva sul secondo. Pescara che allunga. Ritrova comunque il possesso. La formazione giallorossa. C'è spazio per concludere. Crotti prova il mancino. Poi sotto porta. Arriva la conclusione. Con essa il salvataggio da parte dell'estremo difensore Soriano. Intanto Pescara la riconquista ed eccolo il gol del vantaggio a marcare Falcone. Improvviso il vantaggio del Pescara ed è 1-0 quindi per la formazione in maglia bianca e blu. 1-0 Pescara, il gol di Falcone. Parte con l'occasione della Roma, la tiene Soriano. Si gioca allora Soriano lungo, pallone
che passa, allora è la Roma che lo può gestire ancora Pescara, ad andare in avanti da Falcone che prova a passare, tocca quindi la sfera sulla destra, arriva la conclusione sul fondo. Roma che riconquista occasione quindi di andare in porta, la palla sul palo pieno colpito da Boschetti, occasione del pareggio sfumata per la Roma. Calcio di punizione per l'AS Roma. Tutto pronto per la battuta. Si attende solo il fischio del direttore di gara che arriva adesso. La palla in porta, Soriano la allunga e la tocca, la devia e quindi blinda la porta laterale. E allora si può giocare con la Roma in possesso. Sfera che poi esce sul fondo. Ed è rimessa per l'estremo difensore della Pescara, che quindi va in battuta lunga. Arriva qui il triplice fischio del direttore di gara, finisce il match, il primo match del secondo girone, vince il Pescara 1-0.